Buonasera cari e gentili telespettatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Elba Press. Il nostro telegiornale di questa sera si apre con un servizio che abbiamo realizzato in vista del 31 di marzo, giorno in cui cesserà l'emergenza dello Stato italiano per il Covid-19. Piano piano e nel tempo tutte le restrizioni dovrebbero essere eliminate. Allora abbiamo voluto sentire il polso di alcune persone che, approfittando di una giornata di sole come quella di oggi, stavano passeggiando per le vie di Portoferraio. Siamo andati in giro con le nostre telecamere ed ecco le impressioni che abbiamo raccolto. Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza da Covid-19 e il percorso predisposto dal Consiglio dei Ministri per il graduale ritorno all'ordinario prevede alcuni step. Fine del sistema delle zone colorate, graduale superamento del Green Pass, eliminazione delle quarantene precauzionali. Forse questa fretta nel affermare che la pandemia è finita mi sembra appunto una decisione un pochino affrettata. Io preferirei che magari si provveda a delle riaperture, perché è giusto che dobbiamo pensare anche all'economia, però dobbiamo soprattutto pensare alla salute dei cittadini e quindi evitare che altre persone possano appunto rischiare di ammalarsi, ma soprattutto di ammalarsi in maniera grave, insomma. E vedo che i numeri, soprattutto nella nostra isola, continuano ad essere abbastanza elevati. I contagi ci sono sempre. E la situazione è migliorata perché comunque gli effetti sembrano minori, gli effetti sulla salute, però comunque non ce lo siamo lasciati alle spalle e temo che poi si ripeggiorerà quando magari ritornerà l'inverno prossimo. Si entra dunque in un'altra fase per lasciare alle spalle tutte le restrizioni dovute alla pandemia, con due obiettivi principali: riaprire l'economia e limitare l'esperienza della didattica a distanza, come ha spiegato il Premier Mario Draghi. A vedere i numeri mi sembrerebbe che la cosa ancora non sia terminata. Ora, da un punto di vista giuridico, forse il discorso dell'emergenza può darsi anche che ci siano delle ragioni economiche che spingano per una cosa del genere. Non ritengo che si debbano togliere tutte le restrizioni, alcune sì, probabilmente per facilitare la vita anche economica del paese, però certamente molte precauzioni credo debbano rimanere in essere, soprattutto quella delle mascherine al chiuso. Penso che a questo punto sia l'ora di andare avanti, di imparare a convivere con questo Covid. Poi invece sui discorsi allargati, l'uso delle mascherine o non mascherine nei luoghi chiusi, anche quello è molto complicato. Già adesso vediamo che dicono che ci siano gli aumenti dei contagi. La gente le mascherine anche al chiuso non le sta più portando, se non proprio quando è costretta nei supermercati. Nell'arco dei prossimi 3 mesi sono previsti cambiamenti più significativi, come la fine dell'obbligo del pass quasi ovunque. Io penso che non lo so, prima dicono che c'è stata tanta confusione, che c'è stato ancora questo virus, poi vogliono togliere il Green Pass, la mascherina. Poi d'inverno arriviamo un'altra volta tutti quanti da capo, un'altra volta mascherini, Green Pass, la quarta dose. E comunque c'è anche chi è disincantato. Ma io a quello che dicono anche per televisione, che devono fare, facciano, poi a me non mi interessa. Bene, cambiamo argomento e vi raccontiamo che la Giunta Municipale Portoferraiese ha messo in preventivo di spendere 1,5 milioni di euro per il restauro di un bene importante per il capoluogo dell'isola, il Teatro dei Vigilanti. La Giunta Municipale Portoferraiese ha approvato il progetto definitivo per gli interventi di ecoefficienza, riduzione dei consumi energetici e restauro del Teatro dei Vigilanti Renato Cioni, che prevede una spesa complessiva di 1.541.000 euro. Due i lotti nei quali è stato suddiviso. Il primo, del costo di 391.000 euro, per l'efficientamento energetico dell'attuale impianto termico. Il secondo, per 1.150.000 euro, per procedere al restauro delle parti interne,
al recupero degli affreschi di epoca napoleonica presenti in due ordini di palchi e al rifacimento della pavimentazione esterna sul lato ovest, lungo la scalinata del Falcone. Si prevede la sostituzione del generatore di calore tradizionale a gasolio con sistema in pompa di calore, la sostituzione dell'attuale unità di trattamento aria on-off con una di nuova generazione inverter e completa di recuperatore di calore e la sostituzione dei terminali fans coil di tipo on-off con altri di nuova generazione dotati di motore inverter. Per coprire la spesa, l'amministrazione comunale ha presentato richiesta per attingere a finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR. Il progetto del secondo lotto di lavori è stato redatto dall'architetto Elisabetta Coltelli dell'ufficio tecnico comunale e si riferisce invece in modo principale al recupero e al restauro degli intonaci del teatro, oggi fortemente degradati ed ammalorati. Con i distacchi di intonaco dovuti all'umidità sono venuti alla luce parte degli originali affreschi eseguiti dal pittore piemontese Antonio Revelli, solo per un palchetto già recuperati e restaurati e per la restante parte rintracciati e protetti da apposite strutture in attesa di un successivo intervento di restauro previsto nell'occasione. Sull'Elba un problema sembra irrisolvibile ed è quello dei cinghiali. C'è un'ulteriore denuncia, un'ulteriore segnalazione da parte del Comitato Emergenza Cinghiali Nord-Ovest. Il 17 marzo il Comitato Emergenza Nord-Ovest ha inviato alla Regione Toscana, alla Procura di Livorno, all'Ente Parco Arcipelago Toscano, all'ATC10 e per presa visione anche al Prefetto di Livorno e al Sindaco di Marciana un'altra lettera, non avendo ancora avuto nessun riscontro al precedente, per risolvere l'emergenza che si è venuta a creare nel territorio nord-occidentale dell'isola d'Elba per la presenza di un numero abnorme di mufloni e cinghiali. Il comitato, di cui fanno parte le associazioni, i comitati e la cittadinanza del versante nord-occidentale, auspica di vedere intraprese azioni che risolvano il problema nell'immediato. Non è pensabile, dicono dal comitato, poter porre fine a una tale emergenza con soli due cacciatori a disposizione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano una sola volta a settimana. Nel loro ultimo intervento hanno tolto una ventina di capi, sia mufloni che cinghiali, ma non è assolutamente abbastanza. La pubblica assistenza di Capoliveri rivolge un appello a tutta la comunità elbana chiedendo loro di consegnare presso l'associazione un nuovo pasquale da donare ai bambini ucraini ospitati presso un campo di accoglienza che si trova in Moldavia. Le uova pasquali saranno spedite in tempo per essere consegnate per il giorno della loro festività pasquale che è il 24 di aprile. La pubblica assistenza dice anche che chi vuole consegnare l'uovo può farlo nella sede di Capoliveri della pubblica assistenza dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, dal lunedì al sabato. E al cinema Nello Santi di Portoferraio, in programmazione per il ciclo cinema d'autore, che come sapete è previsto per tutti i giovedì, il film che si terrà il 24 di marzo è Scompartimento numero 6. Ha vinto il premio speciale assegnato dalla giuria del Festival di Cannes. Il servizio. Continua la nostra rassegna d'autore con il film Scompartimento numero 6 del regista finlandese Juho Kuosmanen. Il film, tratto dal romanzo di Rosa Lindblom, vince al Festival di Cannes il Gran Premio Speciale della giuria. È la prima volta che vai in treno? No. Come si dice in finlandese? Io ti amo. Hai sta vitto. Un film poetico e suggestivo che accompagna lo spettatore in un viaggio dentro se stessi. Due sconosciuti, costretti a condividere un viaggio, il destino li ha voluti nella stessa carrozza, per la medesima meta. Un treno, la Russia e la connessione umana tra due personaggi molto diversi segna il tragitto di una storia d'amore, atipica e spigolosa. La necessità di scoprire le loro paure, emozioni e desideri richiamano la letteratura russa di Chekhov. La messa in scena di Kuosmanen è di altissimo livello. Nelle sue inquadrature vivono i personaggi e la loro perseverante ricerca della luce, quella esteriore guardando fuori da un finestrino e quella interiore dentro se stessi. Vi aspettiamo giovedì 24 marzo alle ore 21:30. Bene, ci lasciamo per un minuto, c'è la pubblicità e ci rivediamo subito dopo.
Ritrovati in studio, vi diamo ancora conto di una programmazione, questa volta del Cinema Teatro Flamingo di Capoliveri, che informa che dal 24 al 30 di marzo ci saranno due film in programmazione. Giovedì 24 marzo alle 21.30 e sabato 26 marzo alle ore 18 il film che verrà proiettato è Il materiale emotivo, mentre sabato 26 alle 21.30, domenica 27 alle 18 e mercoledì 30 marzo, sempre alle 18, sarà la volta di Belfast. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per averci seguito e se vorrete domani sera saremo puntuali come sempre all'appuntamento. Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento in cui vi parleremo di una offerta proposta da una delle aziende più importanti del settore. Parliamo della MVD dell'Isola d'Elba. Voi leggete qui 65%. Su cosa vi domanderete voi? Ebbene, presto detto, parliamo di interventi per la riqualificazione energetica della vostra casa. E quando parliamo di riqualificazione energetica, parliamo di caldaie o pompe di calore. Ma come si può avere tutto questo? La spiegazione è semplice. MVD è partner di una delle aziende più importanti nel settore, la Ariston. 65% di sconto in fattura. Ma come può avvenire tutto questo? Se il vostro installatore di fiducia vi porta un preventivo pari a 3.000 euro IVA inclusa, voi avrete uno sconto del 65% e pagherete quindi soltanto 1.050 euro, ovvero il vostro 35% in fattura. Una grande offerta di MVD Isola d'Elba.